Buongiorno, ciao a tutti, ci siamo, possiamo iniziare, insomma così tutti gli altri arriveranno ancora. 5 minuti di introduzione per dirvi chi siamo, cosa facciamo oggi, di cos'è pane, web e salame, se fosse sfuggito qualcuno. Grazie. Allora, pane, web e salame quest'anno è la seconda edizione, come è andata la scorsa edizione? Allora, la scorsa edizione abbiamo avuto diversi relatori, diverse aziende hanno supportato Pane, Guerra e Salame, che è questa giornata in cui affrontiamo temi riguardanti i social media, il marketing e il business, con un taglio molto focalizzato sulle PMI, specie del territorio. L'anno scorso l'evento, nato dall'idea appunto di Davide, me e Alessandro, come abbiamo potuto organizzare l'evento? L'abbiamo organizzato grazie alle imprese, alle organizzazioni e ai gruppi interessati al web, interessati quindi anche al business, che ci hanno supportato. Queste sono parte delle aziende, dei gruppi che ci hanno supportato l'anno scorso e alcuni dei relatori che hanno partecipato all'edizione scorsa. L'edizione scorsa abbiamo avuto una partecipazione di un centinaio di persone, forse qualcosa di più, 45% erano imprenditori, 35 operatori del settore, quindi come noi web agency o operatori del mondo web, il 20% venivano dal mondo dell'università, quindi docenti, studenti e ricercatori. L'anno scorso eravamo sopra, nella sala di sopra. Prego, prego. Viste qualche foto. E qui il momento sarà. Per oggi. Quindi siamo molto felici di poter ripetere questa esperienza quest'anno, sentiamo che il web è cresciuto molto e quindi siamo riusciti a ripetere l'esperienza di Pane, Web e Salame. Chi l'ha organizzato? L'abbiamo organizzato io e Fabrizio Martire e Davide Dappoli. Io e Fabrizio lavoriamo in un'agenzia di comunicazione web che si chiama Ancolpia e Davide invece lavora con il brand Viral Farm. Ok? Quest'anno siamo stati patrocinati anche in ambito istituzionale dalla Facoltà di Economia di Brescia e dal Comune di Brescia e l'edizione di quest'anno è stata resa possibile da alcuni sponsor. Da Project Group, da Evoltivo, Castello Malvezzi che ci ospita e MIT. Oltretutto abbiamo diversi media partner. Li vedete sullo schermo, ringraziamo il giornale di Brescia che oggi ci manda in streaming sulla sua homepage e sulla barra laterale per tutto il giorno, quindi anche chi non è con noi può seguire questo evento da casa. Brescia Oggi, direte che ci dà la connessione, se volete potete connettervi tramite una registrazione via SMS, se provate a connettervi via smartphone, se ci avete tutte le istruzioni per connettervi in modo da poter seguire l'evento e eventualmente twittare sull'evento. Sapore d'Italia ci ha dato un appoggio media e avremo un loro brevissimo intervento con prima della pausa caffè e anche da due associazioni, Brescia In e WebDesk. Brescia In è un circolo di professionisti su LinkedIn, è una di professionisti di Brescia, e WebDesk è un'associazione informale di professionisti del settore tecnologico di cui poi ci parlerà Alessandro Cinelli dopo. Ovviamente chiamandoci Pane, Web e Salame avevamo anche bisogno di qualcuno che ci aiutasse sulla parte food, sulla parte alimentare, quindi sicuramente Castello Malvezzi, Villa Crespi ha molto gentilmente ci ha offerto alcune delle bottiglie di vino, e parlerà del suo caso di comunicazione su web. Accademia del GPT, Salvetti per quanto riguarda Salvetti è una corneria della Val Camonica che ci porta alla sua sfongata. E abbiamo anche il salutifico del biglietto che si è aggiunto in più. Quest'anno era doppiato Pane, Web e Salame, quindi se l'anno scorso c'era una sala, quest'anno saremo in due sale, saremo da questa parte e dall'altra parte, ci saranno gli interventi della mattina, che saranno per questa prima parte della mattina solo in questa sala, mentre poi si raddoppieranno e andremo anche di là. Ci sono raddoppiati i partecipanti, l'anno scorso eravamo circa un centinaio, quest'anno siamo più di 200, 220 circa gli iscritti. Abbiamo internet, c'è la rete wifi, bisogna registrarsi, poi è gratuita e su un solo device. Siamo in streaming su giornaledibrescia.it, quindi se volete twittarlo
o scrivo sui blog, e abbiamo raddoppiato i costi, ovviamente la raddoppiata è tale, sono raddoppiati i costi. Di cosa parliamo oggi? Sono vari interventi, ogni sala ha più o meno un tema, dal risultato delle PMI, da cui eravamo partiti l'anno scorso, al personal branding che comincerà i primi interventi della sala 2, il mondo delle start-up, il mondo del food 2.0, del food marketing e tutto ciò che è web, sono dei discorsi generici. Grazie a tutti. L'hashtag della giornata è BVS, e cerchiamo di citare il più possibile per andare in trend di oggi, ci si proverà. Grazie a tutti. Dicevo, secondo programma apriamo io e Alessandro. Vi diamo due minuti perché Circo ci racconta di un'iniziativa molto importante che ha permesso, è stata diciamo la base in cui è cresciuto secondo me in questo anno e mezzo, secondo me anche la cultura del web a Brescia, nel Bresciano. E da questo gruppo informale di professionisti che web dev è stato ottimale, sono nate diverse conferenze, tra cui questa e tutte le altre che si parlerà adesso. Grazie. Un anno e mezzo fa, più o meno, è stata il Web Developer Expression, potete anche leggerlo con il dialetto, la coloressa, e sostanzialmente l'idea è quella di poter raggruppare un punto di incontro con tutti, diciamo, tutte le figure professionali e gli appassionati che stanno sul web. Quindi si va sia dagli sviluppatori, come i nerd, quelli che stanno sulla tastiera così ricurvi, ma non solo, anche a altri personaggi, magari social marketing, esperti di interfacce grafiche, designer e quant'altro. Allora, cosa facciamo? Sostanzialmente ci piace vedere, perché siamo bresciani, quindi è anche una spunta per trovarci, vero? E facciamo diversi incontri, un altro mese, quindi informali, chiamati Brain Pirro, e di solito il primo venerdì del mese lo facciamo al Parco dell'Acqua, che si trova in Pietralnado, largo Torre Lunga, dove appunto è possibile appunto fumare un favoloso aperitivo, e in più abbiamo la saletta in cui chi vuole può portare magari un argomento o una presentazione e portarla avanti. Ecco, questi sono alcuni momenti in questo anno in cui, come dicevo appunto prima, chi vuole portare le presentazioni, discute con gli altri, a volte ci troviamo magari in qualche azienda che ci dà lo spazio, a volte magari organizziamo anche altre conferenze e quant'altro. Poi vabbè, chiaramente oltre al tiro c'è lo schedo, e quindi questo è il riporto dell'ultimo schedo che è stato fatto. La figata secondo me è proprio di fare nuove persone, non fare nuove persone, scusate, di cosa fare. È carino. Esatto. Di web dev è fatto proprio che riunisce diverse figure professionali, quindi questo arricchisce molto, diciamo, sia appunto il web a Brescia, sia la cultura del web e anche la crescita, diciamo, personale. Abbiamo supportato diverse manifestazioni. La prima appunto è stata quella di Palmer Salame l'anno scorso, poi c'è stata un'altra a marzo che è stata una figata pazzesca, anche Palmer Salame, però chiaramente parla sviluppatore, ci sono un single day, questo era, diciamo, più che altro per nerd, e una... No, ancora indietro. È stata, diciamo, la prima conferenza a livello italiano su cyber tecnologia, di quale non spenderò più parole, e è stata un evento nazionale con partecipanti da tutta Italia e relatori da tutta Italia, con ben 170-180 persone, le altre non potevamo farle entrare perché non c'era abbastanza spazio. Quindi abbiamo detto, che figata, andiamo avanti. A settembre avremo un'altra conferenza che si chiama Node.js, anche questa per nerd. Ve lo do come al solito e sarà ancora anche più interessante questa, perché è sempre il primo evento in Italia su questa tecnologia,
e sarà il secondo in Europa, per il primo è stato una settimana scorsa in Germania e sarà a livello internazionale con speaker sponsor internazionali. Poi non è finita qui perché sì, ad ottobre 2011 avremo una tappa della Giant Tour a Brescia e la Giant Tour, per dirla in modo abbastanza schiccio, è una tappa in cui si, una conferenza in cui si parla delle varie metodologie di sviluppo agili, sempre a carta internazionale, e poi avremo la Fornia Conference, ci dicono a dicembre, perché sostanzialmente cosa vuol dire? Allora, a Brescia, quello che cerchiamo di fare comunque a Brescia è proprio fare i fatti, insomma, cioè il pane, non ci interessa sapere ah, che figata questo, cioè vogliamo i fatti e sapere come si fanno le cose. E quindi abbiamo, quindi diciamo, tutte le nostre le varie iniziative hanno comunque una, uno stampo, diciamo, pratico, reale, esatto. E la Fornia Conference sarà una conferenza perché ha carattere generico su cui chiunque voglia può portare un argomento che però abbia appunto una una concernezza. Bravissima, grazie. Che racchiude tutte le figure professionali, quindi dal designer al programmatore al social marketing, eccetera. Detto questo, andrà avanti. Avanti. Ci trovate su WebDepressa, WebDepressa ci avevamo fregato e non siamo riusciti a ottenerlo. Siamo anche su Facebook, oppure abbiamo anche un gruppo su Google. Non va. E abbiamo anche il sito web WordDev.org, però aspettate un attimo andare a vederlo. Aspettate, esatto. Vi ringrazio, dovete supportarci. Quanto bravo! Bene, ringraziamo Cipo per la simpatia e l'entusiasmo, per essere forse il punto di unione di tutte queste cose. E va bene, neanch'io come tutti capiamo tutto il linguaggio di circo, ce ne basta un pezzo, ecco. Soprattutto se vengo dal marketing, buone cose, non le capisco. Si scherza. Allora, tocca a noi. Abbiamo pensato di portare una presentazione che si chiama Le 4 P del marketing nei social media. Chi siamo? Beh, forse ve l'abbiamo detto, con questa sarà la quarta volta, siamo io e Alessandro, Betone Alicone su Twitter, qui eravamo a una testa. Di cosa ci occupiamo? Noi lavoriamo in un'azienda che si chiama Uncle Pier, l'obiettivo di Uncle Pier è aiutare le aziende a posizionarsi online, quindi nel decidere come lavorare su web, nel decidere di focalizzarsi più che sulla parte di implementazione tecnologica, sulla parte di comunicazione su web. Quindi abbiamo percepito che ci fosse un'esigenza da parte delle aziende di comunicare se stesse online. Quindi di base cosa facciamo? Lavoriamo nel campo del social media marketing utilizzando gli strumenti che vedremo. Da cosa nasce la presentazione di oggi? Adesso lo vediamo, probabilmente rispetto all'anno scorso in cui molti di voi c'erano, ci siamo trovati a pane, guerra e salame, si sono aggiunte alcune possibilità per le aziende per comunicarsi online. Noi abbiamo pensato che queste possibilità potessero in qualche modo o incasellarsi o contrastare con la teoria del marketing classico, quindi con le 4P. Quindi, quali sono le due tendenze di partenza? Quindi qual è il framework nel quale ci piacerebbe incasellare la presentazione di oggi? I punti di partenza per noi sono sostanzialmente due. Uno è la citazione di Google che dice: i brand non sono più di società di proprietà delle aziende. Cosa significa? Se una volta le aziende con il classico approccio di comunicazione top down avevano in mano tutti gli strumenti di comunicazione per convincere i consumatori della bontà dei loro prodotti o per comunicare al 100% i valori del loro brand, e quindi i consumatori avevano poche possibilità per informarsi su canali che non fossero controllati dall'azienda. Banalmente, se volevo comprare una macchina fotografica, potevo leggere la brochure della Canon o di un'altra marca di macchine fotografiche e era finita lì. O potevo chiedere un suggerimento a un amico. Dire che i brand non sono più di proprietà esclusiva dell'azienda significa che nel 2011 la percezione di un marchio avviene molto in base ai suggerimenti degli altri consumatori che noi possiamo trovare online e che quindi sono